Questo è un posto magnifico. Sono a Chiswick House, e segnatamente nel giardino di questa splendida residenza che sta all'ovest di Londra e che fu costruita nel 1700 per volere di questo conte di Burlington, che è famoso, famosissimo, perché c'è in centro a Piccadilly una Burlington House, ha tante altre cose che sono legate al suo nome. Ma questo è un gioiello ed è particolarmente interessante perché si rifà allo stile palladiano, perché in quel periodo, quando lui costruì questa casa, ci fu un revival dei lavori palladiani e di Inigo Jones, che fu quello che portò per primo lo stile palladiano qui in Inghilterra. E la casa è circondata da questo magnifico giardino con il fiume, cascatelle, cigni, e una ricca profusione di statue. Chiswick House. Vi stavo dicendo lo stile palladiano che fu tanto in voga, apprezzato qui in Inghilterra, perché appunto personaggi così famosi come Inigo Jones, quello che per intenderci ha fatto la Banqueting Hall a Whitehall, erano dei grandi ammiratori di Palladio. E lo stesso conte di Burlington, al ritorno da un viaggio in Italia, aveva portato con sé tutta una serie di schizzi, anche fatti da Palladio. Aveva visitato le ville che ci sono nella zona di Vicenza, e questa infatti si ispira alla rotonda. Posto magnifico. Io ho visitato gli interni e sono straordinari, sono delle collezioni di opere d'arte notevoli. Purtroppo non è possibile fare le riprese, ma tutto è molto formale, molto pulito, un'architettura veramente straordinaria. E adesso sto facendo un giro a Chiswick House, West London. Sto facendo il giro del giardino, del grounds, che sono altrettanto interessanti. C'è un giardino all'italiana, c'è una serra molto bella che si vede qua da sotto. Io però adesso, guardate qua la scalinata, quella classica tenaglia dello stile italiano. Ci sono naturalmente anche giardini all'italiana che sono prospicienti la serra. Io però adesso voglio andare a vedere mamma mia che confusione che fanno questi ragazzini. Voglio andare a vedere il tempio ionico, perché come vi dicevo, la casa è ispirata al Rinascimento italiano, però ci sono moltissime riferimenti alla cultura romana. Ci sono busti di Augusto dappertutto, ci sono riferimenti appunto alla sua campagna in Egitto. Da qualche parte vedrò questa serie di sfingi qua nel giardino. Qua c'è il tempietto, adesso trovo la strada per arrivare. Guardate qua le sfingi, vedete? Queste sono tutti i riferimenti alle conquiste di Augusto. E guardate questa esedra che è magnifica. Magnifica, magnifica, proprio bellissima. Intravedo il tempietto. Sto arrivando con un po' di buona volontà. Magari mi fermo. Intanto guardate da qua che vista stupenda sulla Chiswick House.
uno stupore palladiano in piena Londra. I giardini poi sono splendidi, il parco è enorme, proprio enorme. Qua c'è un obelisco, però qua c'è una ringhiera. Come facciamo? Eccolo qua il tempietto ionico. Guardate che bello. Formale, bellissimo. Splendido, proprio bello, bello, bello. Con questa... un prato che va a scendere come se fosse una cavea. E quindi riferimenti romani, riferimenti rinascimentali a Londra. Posto splendido. Che mi continua a scivolare. Adesso la posa, non se ne parla più. Ecco qua. Ah, questa casa praticamente fu costruita appunto nel 700 e ricalca questo stile palladiano che era... sì, fai bene, effettivamente è un posto che merita assolutamente. È un po' antipatica da raggiungere perché devi fare un po' di strada a piedi, però è facilissima da trovare e vale la pena, anche perché questo parco è splendido e la giornata oggi non è neanche un granché. Io fra un po' vado a vedere i giardini italiani e... anzi, adesso mi sposto subito, così se volete continuare a seguirmi. I giardini italiani sono dall'altra parte di questa esedra, che è punteggiata dalle statue. Guardate la bellezza di questo viale formale, che è fiancheggiato da queste anfore e che portano alla vecchia casa, preesistente, quella ispirata a Palladio. Fu il conte di Burlington che appunto volle questa estensione e la fece su progetto ispirato a Palladio. Sì, la casa, allora i giardini sono assolutamente aperti al pubblico e gratuiti. E la casa, se siete, bisogna essere membri della English Heritage, che è quella che l'ente che si occupa della conservazione. Il biglietto costa, se non siete membri, costa 6 sterline, quindi assolutamente ragionevole. I'm in Chiswick House, West London. E qua c'è la serra. Ecco, questa è pure una struttura bellissima che adesso andiamo a vedere, che fronteggia i giardini italiani. Guardate che albero che c'è qua. Naturalmente anche questo parco chiude ad una certa ora, per cui non è possibile attardarsi più di tanto, ma tant'è, insomma, il parco non ci deve andare. Ah, ma qua c'è un salto. Allora i giardini italiani devo trovare il modo per raggiungerli. Comunque guardate da qui la serra, che è molto bella. E io quindi vi saluto qui e cerco il percorso che mi porta dall'altro lato di questo salto. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima trasmissione.